Non c'è dubbio che l'iniziativa che ha visto la figura di Felice Maurizio Detto nel centro del convegno che si è svolto in provincia abbia raggiunto lo scopo, quello di ricordare un uomo politico, un giurista, un uomo delle istituzioni che ha lasciato un grande vuoto, non solo nel nostro territorio, aspetto ribadito da Francesco Macri nella sua introduzione. Sala gremita, in gran parte esponenti del centrodestra, del centrosinistra, notato solo il sindaco di Foiano. Non c'era Stefano Mugnai, che era legatissimo al parlamentare scomparso. La sintesi l'ha data proprio Giuseppe Conte nel suo intervento. Maurizio è una persona molto intelligente, quindi era un piacere parlare con lui. E aveva anche un'espressione viva di intelligenza, che è l'ironia. L'avete detto anche voi, nella comune esperienza. Era ironico, era anche divertente. Aveva quell'ironia che è l'espressione vivida della serietà, badate bene, coniugata però alla viva intelligenza. Irma Conti, sua stretta collaboratrice nell'ufficio del garante dei detenuti, non ha nascosto la sua emozione. Caro Maurizio, è stato un duro colpo, ma la tua passione, la tua visione e l'amicizia che ha rapito tutti è linfa vitale per un corso che abbiamo iniziato, che proseguiremo. A Giovanni Donzelli è toccato tracciare il ruolo politico. Moderato come posizionamento, ma molto determinato nel portare avanti le proprie idee, i propri valori, legatissimo a questo nostro territorio che l'aveva accolto in questi anni. Non è facile. Il sottosegretario del Mastro ha portato il contributo del governo. L'eredità di Maurizio Detto è enorme, inestinguibile. Non c'è possibilità di sintesi. Lui stava bene quando faceva stare bene le persone vicino a lui. Questa secondo me è la cifra morale esistenziale più straordinaria di una persona unica. Soddisfatto il presidente della provincia Alessandro Poicre, che di Dettore è stato un allievo.